Questo è uno di quegli interventi che si possono considerare davvero storici, almeno per quello che riguarda me. Sono 20 anni di lavoro che abbiamo alle spalle. Eravamo partiti con un'idea, per la verità, molto sgangherata. Non si pensava 20 anni fa ad un aeroporto vero, si pensava di fare a Salerno i voli notturni. Abbiamo combattuto da quando sono stato per un periodo al Ministero delle Infrastrutture e poi da Presidente della Regione. Intanto per realizzare il secondo aeroporto della Campania. Eravamo l'unica grande regione ad avere un solo aeroporto, quindi partiamo con il secondo aeroporto. La gestione sarà unitaria, Napoli-Capodichino e Salerno-Costa d'Amalfi, e questo è un aeroporto vero, con collegamenti di linea con le principali città d'Europa, con le principali città d'Italia e in prospettiva con voli intercontinentali. Va migliorata la viabilità di contorno. La Regione prevede un altro investimento di 100 milioni di euro, va completata a carico delle ferrovie questa volta la rete metropolitana con il collegamento allo stadio Arechi fino a Battipaglia Eboli. C'è tutto un lavoro da fare, ma intanto oggi parte l'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. Puntiamo ad un aeroporto importante, 3-4 milioni di viaggiatori. Ovviamente chiariamo bene a chi ci ascolta che questa struttura sarà demolita fra qualche mese, perché qui si realizzerà poi il terminal finale, cioè l'aeroporto finale, però l'attività non viene interrotta neanche per un giorno, perché l'attività si sposta provvisoriamente nel terminal privato finché non si completano i lavori, quindi un anno e mezzo, 2 anni avremo poi l'aeroporto definitivo. Si potrà aggiungere la parola Cilento? Come? Si potrà aggiungere la denominazione Cilento? Per rifare la struttura esterna aggiungendo il nome. Enciclopedia dobbiamo fare, è un aeroporto.